Per quanto riguarda le terapie a domicilio, guardate, io penso che in questi 2 anni di persone che hanno blaterato su terapie o d'altro ne abbiamo avute fin troppe. Io ritengo che dobbiamo agire e dobbiamo applicare quello che sono i protocolli che ci danno i ministeri e l'EMA. Quello che non è validato non si fa. Punto. Bravo. Non ci possiamo. Allora, di apprendisti stregoni, ne abbiamo piene le tasche. Scusatemi se parlo in questo modo, perché veramente non se ne può più. I miei studi sulla coagulazione sono pubblicati a livello internazionale e quando io parlo, parlo perché leggo la letteratura, ma la letteratura medica. E purtroppo ci sono varie personalità di qualunque tipo che parlano non avendo queste conoscenze. Per cui quando io dico che l'aspirina è il farmaco da utilizzare all'inizio della malattia, lo dico perché le autopsie continuano a rilevare che la patologia principale del Covid è la trombosi. Ma non solo col Covid-1, ma anche il Covid-2 e anche la spagnola. Si è visto che alla fine la gente moriva perché si dissanguava e si dissanguava perché i trombi consumavano progressivamente le piastrine del corpo, per cui il sangue non coagulava più. E avevamo quei poveracci che sanguinavano dagli occhi, per dire come quello è il problema. Cioè dire, questo virus ha come caratteristica quello di attaccare e formare dei trombi. E noi il farmaco che abbiamo per combattere questa trombosi all'inizio si chiama antiaggregante. E uno di questi antiaggreganti è l'aspirina. Voglio dire ancora che è ovvio che è il vaccino il farmaco principe. Io avevo smesso di parlare di terapia domiciliare quando vedevo l'entrata del vaccino, dico finalmente ci siamo. Purtroppo non è così. E allora perché non devo dare una possibilità a chi è ammalato di curarsi? Cioè dire, non è possibile che ancora devono morire in terapia intensiva 400 persone. Perché molti di questi sono arrivati in ritardo, cioè molti di questi erano a casa ammalati che si potevano curare e invece hanno fatto la polmonite li ha portati in ospedale, poi dall'ospedale a terapia intensiva e poi la morte. L'autopsia poi dice che la maggior parte di questi hanno dei trombi nei polmoni. Ecco, È questo che chiaro. volevo chiarire. Io volevo soltanto dire una cosa: si agisce, si fanno terapie in base a protocolli validati, Bravissima, validati io ufficialmente. ho comunicato con una lettera all'AIFA, io ho pubblicato un lavoro, signora, ho Per l'amor di Dio, pubblicato. ma nessuno. Io non sto parlando di lei in particolare, No, sta professore. parlando Io di sto me lei, dicendo sta soltanto parlando che di me si lei, agisce in scusi. base a quello che viene Lei validato non può ufficialmente. parlare così a una persona che è del mestiere, capisci? Io sono del Ma io mestiere. sono medico come lei, professore, quindi non No, è non lo questo il so, però problema. Allora, non stiamo parlando, lei si sente tirato Secondo in me ballo e lei non di la sto tirando in ballo. Io sto dicendo soltanto trombosi, che se quello bisogna di avere dei trombosi non le protocolli capisce molto. validati, Ecco, validati, che bravi, si va validati, secondo i protocolli validati per la dovrebbero, patologia, bravi, professore, e per la patologia la trombosi è specifica. la patologia, questa è la letteratura mondiale attualmente, letteratura mondiale, la patologia prevalente del Covid è la trombosi, non è. Quando ci invieranno i protocolli ufficiali, professore, saremo i primi ad applicarli, saremo ben felici se sono i suoi. Aspettiamo che la gente muoia e poi applicate voi.